Il 9 gennaio del 1940 non possiamo non dedicare attenzione a quella che è stata, quello che è stato il fiore all'occhiello di Padre Pio, la casa sollievo della sofferenza. Innamorato di Dio, degli uomini, Padre Pio ideò, realizzò, come ben sapete, due grandi iniziative per attuare questo suo grande amore verso due grandi direzioni. Ecco, una verticale verso Dio, quindi gruppi di preghiera, l'altra orizzontale di carità verso i fratelli, la casa sollievo della sofferenza. E non si è potuto accertare da quanto tempo vagheggiava questa nobilissima, straordinaria idea a favore dell'umanità sofferente, a conforto delle anime e dei corpi infermi, ma già c'era stata una bella iniziativa con l'ospedaletto di San Francesco qui a San Giovanni Rotondo, ma chissà, forse già da quando era soldato, tra il 1916 e il 1917, quando toccò con mano la sofferenza di tanti commilitoni, la sofferenza di tante persone. E quella sera, 9 gennaio del 1940, il dottor Guglielmo Sanguinetti, il dottor Mario Sanvico, assieme al dottor Kisvardai, si recano nella cella di Padre Pio per sottoporgli il progetto organizzativo della sua opera. Il padre approva con gioia l'iniziativa e benedice l'opera nascente. E poi versa nelle mani del cassiere, il dottor Kisvardai, come prima offerta dell'opera, un marengo d'oro da 10 franchi.